Pediatri, ginecologi ed ostetrici esprimono soddisfazione per la messa in sicurezza di 4 donne gravide e di tutti i minori a bordo della barca Vela Alex. È un irrinunciabile dovere difendere e tutelare la salute di donne e bambini, ancor di più quando si trovano in situazioni di precarietà e difficoltà. Lo hanno affermato Elsa Viora, presidente Augoi, Giovanni Scambia, presidente Sigo, Fabio Mosca, presidente Sini, Alberto Villani, presidente SIP. Stimare quanti bambini migranti in Italia siano figli di genitori senza permesso di soggiorno è difficilmente rilevabile. La Fondazione ISMU ha recentemente confermato che si tratterebbe di 533.000 irregolari. Il diritto e l'accesso ai servizi deve essere garantito a tutti, in particolare ai minori, in base al principio del superiore interesse che la Convenzione di New York ci raccomanda di perseguire in ogni circostanza di fronte a un minore. A dirlo è Simona La Placa, segretario del gruppo di lavoro per il bambino migrante della SIP, che fa il punto sullo stato dei fatti. Con l'accordo Stato-Regioni del 2012 e con i nuovi LEA del 2017, i bambini, indipendentemente dal status giuridico dei genitori, anche quindi senza permesso di soggiorno, accedono al Servizio Sanitario Nazionale e possono iscriversi al pediatra di libera scelta. Dico possono proprio perché poi alla fine non sempre questo si riesce a mettere in atto in tutti i territori, e quello che noi abbiamo ravvisato come gruppo, come Società Italiana di Pediatria, nel sottoscrivere una lettera indirizzata al Ministro della Salute proprio sulla legge 132 del 2018, è quello dei rischi che possono conseguire al più famoso decreto sicurezza sulla salute dei singoli e della collettività nel momento in cui la norma riduce la possibilità di accesso alle cure. Nel caso dei bambini, un genitore che perde il permesso di soggiorno per motivi umanitari cade certamente in una condizione di precarietà, marginalità e comunque di soprattutto di marginalità e di precarietà, che rischia di avere ripercussioni sulla salute anche dei loro bambini, che nonostante abbiano un diritto rischiano di non poterne usufruire. Arrivano da una consensus internazionale 68 raccomandazioni sulla sindrome rara Cornelia de Lange, che ha una variabilità di espressione che va da un caso su 10.000 a un caso su 40.000 nati vivi. Si caratterizza per dismorfismi, ritardo di accrescimento, ritardo di sviluppo e disabilità intellettiva, oltre che per una serie importante di comorbilità mediche e malformazioni associate. Angelo Selicorni, direttore dell'unità operativa complessa e pediatria dell'ASL Ariana di Como, spiega l'importanza che questo documento avrà per i pediatri italiani. La consensus internazionale è frutto di un lavoro di esperti di tutto il mondo che si sono riuniti, suscitati e stimolati dalla Federazione Mondiale delle Associazioni Genitori de Lange, e hanno pubblicato su Nature Genetic Review una linea guida che descrive tutto quello che si deve sapere può succedere dal prenatale all'età adulta di questi pazienti. È un testo fatto appunto a mo' di testo, ma anche corredato da ben 68 raccomandazioni pratiche che riguardano tutti i vari ambiti della vita di queste persone. Ed è il primo esempio di una situazione così declinata che, come gruppo italiano legato all'associazione italiana, abbiamo voluto tradurre in italiano per distribuire a tutti i pediatri in modo che ci sia un unico modo di gestire questi pazienti così rari e così complessi. La SICUP ha chiesto a 350 pediatri di famiglia di descrivere il loro personale comportamento al momento dello svezzamento. Dai risultati emerge che tutti affrontano questo argomento nei bilanci di salute. Il 90% degli intervistati segue le linee guida e la letteratura internazionali, e quasi tutti hanno un atteggiamento molto duttile, orientando gli strumenti, schemi scritti o autosvezzamento in base alle singole famiglie, mostrando quindi una notevole disponibilità al cambiamento. Divergenze affiorano invece su quando iniziare lo svezzamento, le racconta la dire Paolo Brambilla, pediatra di famiglia della SICUP e responsabile del progetto. Noi abbiamo visto che chi guarda di più l'aspetto nutrizionale svezza in genere prima, introduce l'alimentazione complementare in genere prima, ha un atteggiamento più rigoroso nel fornire consigli su alcune cose fondamentali tipo il sale, la quantità di proteine,
e quindi usa più facilmente degli schemi guida per il genitore, a differenza di chi invece segue il comportamento che spesso aspetta un po' più tardi, usa più facilmente l'alimentazione responsiva e quindi non segue degli schemi precisi, ma neanche fornisce indicazioni su sale e proteine che si sa sono comunque importanti. Ecco, per noi quest'ultimo punto è fondamentale perché abbiamo comunque bisogno, noi pediatri, di avere un consenso, soprattutto tra di noi, per decidere dei comportamenti condivisi su questo aspetto. Roma è una società multietnica con tante famiglie provenienti dalle Filippine, dal Guatemala, dalla Colombia, dal Pakistan e dal Bangladesh. Noi cerchiamo di introdurre queste famiglie a un metodo di svezzamento tipicamente italiano senza considerare la possibilità di lasciarle libere di seguire i loro usi, costumi e tradizioni se non sono nutrizionalmente scorretti. Dobbiamo integrare nella nostra piramide alimentare anche i loro alimenti, un messaggio di apertura quello lanciato da Teresa Mazzone, presidente della SISPE. Ascoltiamola. La Società Italiana di Pediatria ha già affrontato una piramide alimentare, diciamo, transculturale in cui si fa riferimento a questi paesi sempre più rappresentati sul nostro territorio, e la libertà di queste famiglie di parlarci, di farci raccontare anche quello che loro credono, usano, utilizzano quotidianamente come tipo di svezzamento, come tipo comunque anche di alimentazione, e cercare per quanto possibile, appunto, laddove non ci siano proprio delle problematiche di tipo nutrizionale, lasciare libertà alle famiglie di seguire i propri usi, costumi e tradizioni.